Siamo nel 2000, è un'area un po' a sé, le fotografie, le immagini gigante sono diventate in bianco e nero, la resina è diventata bianca per creare questo ambiente asettico un po' in stile Apple. È magico perché vedete che ci sono questi volumi che nascono direttamente dal pavimento e supportano le macchine contemporanee del periodo, chiaramente in questo caso cimbali. All'interno del cuore rosso, quindi c'è un cuore romantico tecnologico, c'è l'esploso della macchina del centenario, sia l'esploso che la macchina del centenario sono di Valerio Cometti, che è l'ingegnere che sta guidando l'altra metà del gruppo, che ha avuto questa splendida idea. Io ho fatto il progetto dell'allestimento e c'era questo cuore rosso, però volevamo mettere un qualcosa di particolare e lì è nata l'idea. Chi meglio di lui, che conosce ogni pezzo di questa macchina visto che le disegna, di fare questo esploso dove ci sono solo un terzo, vado a memoria, delle componenti che ci sono oggi in una macchina per il caffè. Quindi quando voi avrete modo di avvicinarvi, pensate la tecnologia che è contenuta in questi grandi oggetti. La M100, quindi appunto la macchina del centenario, la trovate lì a sinistra, nella sua versione nera con la banda rossa, ed è a mio avviso un siamo molto amici, ma è un capolavoro. E questo, come vi dicevo, è il fulcro, il cuore di tutto il museo e alla fine tutto lì dentro, no? La tecnologia, il design, l'amore, la passione, questo cuore che batte in questo esploso. E anche in questo caso bisogna fare i complimenti all'allestitore, perché ci sono stati 2 mesi di lavoro per poi rispettare, pensate che ogni pezzo è diverso dall'altro, di trovare il baricentro di ogni pezzo, tenerlo in equilibrio, non è stata una cosa così evidente. Per cui questa scultura, invece di chiamarla così, è stata prima provata in laboratorio con una pazienza incredibile e poi trasportata qua. Alla fine il risultato credo che sia di grande suggestione. E attorno al cuore del museo ruotano una selezione di prodotti, ovviamente sono solo il fiore all'occhiello dell'attuale produzione. Si comincia con la emblema di FEMA, disegnata di nuovo da Giugiaro, che nel 2010 negli Stati Uniti vince il Good Design Award. Si prosegue, poi non voglio entrare nei dettagli di tutte le macchine, con la M39, il cavallo di battaglia storico dell'azienda, disegnato da Salvemini, che abbiamo il piacere oggi di ospitare. E poi si continua con le entrate delle super automatiche, fino poi ad arrivare di nuovo alla M100. Lasciare spazio agli oggetti, inviterei a dare l'occhiata all'esploso, con il quale raccontiamo appunto perché l'azienda degli anni invece è presente del passato, perché abbiamo quasi 60 ingegneri che lavorano ogni giorno, abbiamo 50 brevetti attivi,